Una donna originaria del Kenya ha avuto 6 gravidanze gemellari, ma il suo villaggio credeva che i suoi figli fossero maledetti e le azioni deplorevoli dei suoi familiari le hanno spezzato il cuore. Gladys Boligna viveva in una casa modesta nel villaggio di Nzoia, a pochi chilometri dal famoso lago Victoria, in Kenya. Non ha avuto l'infanzia migliore del mondo e gli anni successivi sono stati intrisi di rimpianti. Gladys, infatti, era madre di 12 bambini. È rimasta incinta per la prima volta nei primi anni 90 e dopo quel momento ha continuato ad avere figli. Curiosamente, tutte le sue gravidanze hanno portato alla nascita di gemelli. Alcuni potrebbero interpretare questa strana coincidenza come una benedizione, ma altri, inclusi i suoi familiari, la vedevano come una maledizione, qualcosa di cui vergognarsi. Gladys ovviamente non ha mai pensato male dei suoi figli. Amava ciascuno di loro come solo una madre sa fare e ricordava a memoria tutti i loro compleanni. I suoi primi figli, John e James, sono nati nel 1993. Gladys è rimasta incinta tra i banchi di scuola, ma il suo fidanzato dell'epoca era troppo giovane per sposarla e quando ha scoperto della gravidanza le ha voltato le spalle. Per la ragazza quello è stato un periodo traumatico e umiliante. Come se non bastasse, i suoi genitori le hanno ordinato di lasciare i bambini appena partoriti in ospedale affinché venissero dati in adozione. Credevano infatti che Gladys non fosse sufficientemente matura per crescerli da sola. Inoltre, le hanno ricordato che i Busuku, la tribù africana a cui apparteneva la sua famiglia, credevano che i gemelli portassero sfortuna. Secondo le loro credenze, uno dei due dovrebbe venire a mancare subito dopo la nascita, altrimenti risucchia la forza vitale di uno dei due genitori. Spaventata e confusa, Gladys ha abbandonato John e James in ospedale. Il padre del suo ex fidanzato è venuto a sapere della nascita dei bambini e si è offerto di crescerli come se fossero figli suoi. Non avrebbero lasciato che i suoi unici nipoti venissero portati via o maltrattati per via di una stupida credenza priva di fondamento. Non faceva parte della tribù Busuku e non aveva niente contro i gemelli. Ha cresciuto i due bambini con affetto e devozione, dando loro la vita che meritavano. Solo perché i familiari di sua madre li avevano respinti, non significava certo che dovesse farlo anche lui. 5 anni dopo, Gladys ha dato alla luce altri 2 gemelli, Duncan e Dennis. Stavolta non erano il frutto di una relazione giovanile, perché qualche anno prima aveva sposato un insegnante locale. I suoi suoceri credevano nella maledizione dei gemelli e, temendo che potesse avere delle ripercussioni sulla loro famiglia, hanno costretto Gladys a lasciare la casa di famiglia con i bambini. La donna non poteva tornare dai suoi genitori, che continuavano a sostenere la pericolosità dei gemelli, e si è ritrovata senza alcuna alternativa, con 2 figli neonati da crescere. Invece di aiutarla ad affrontare la maternità come donna single, i suoi familiari le hanno trovato un altro marito, un uomo 20 anni più grande di lei. L'uomo ha accettato l'offerta perché credeva che non sarebbe riuscito a trovare un'altra donna da sposare alla sua età, mentre Gladys era ancora giovane e bella e aveva dimostrato di essere anche molto fertile. Poco dopo il matrimonio, Gladys è rimasta di nuovo incinta e nel 2003 ha dato alla luce altri 2 gemelli, Mercy e Faith, 2 femminucce. Karen e Ivy sono arrivati nel 2005, mentre Purpose e Swin nel 2007. A quel punto suo marito ha gettato la spugna. Aveva cercato di rispettare sua moglie e il sacro vincolo del matrimonio, ma la nascita di tutti quei gemelli maledetti lo aveva tormentato fin dal primo istante. Crescere quei bambini era faticoso e dispendioso, e la coppia non poteva contare sul supporto dei rispettivi familiari, ancora convinti che i gemelli fossero pericolosi. Così, quando 2 anni dopo Gladys ha messo al mondo altri 2 gemelli, Baraka e Prince, suo marito ha lasciato per sempre il tetto coniugale. Gladys era di nuovo sola, e stavolta con 10 bambini piccoli di cui prendersi cura. La donna si è dovuta rimboccare le maniche per trovare il modo di sbarcare il lunario con tutti quei figli a carico, senza l'aiuto di nessuno. Ha lavorato duramente giorno e notte per guadagnare il minimo necessario perché i suoi bambini potessero mangiare ogni giorno. Svolgeva ogni tipo di lavoro e lavorava a turni interminabili. E quando tornava a casa, si prendeva cura della casa e della famiglia. Quei bambini erano tutto ciò che aveva e voleva che sapessero di essere amati. A Gladys non importava quello che diceva il resto del villaggio. Lei amava i suoi figli, maledetti o meno. Non c'era niente che non avrebbe fatto per loro. Col tempo, i primi gemelli hanno cominciato a prendersi cura dei più piccoli, permettendo a Gladys di concentrarsi ulteriormente sul lavoro. A 11 anni Duncan ha cominciato ad imparare le basi del lavoro di allevatore, mentre il gemello Dennis ha proseguito gli studi. Per iscriversi alle scuole medie ha dovuto chiedere una raccomandazione e per fortuna Margaret Kanuyunya, direttrice della St. Ida Academy, si è fatta carico della sua istruzione. Sapeva che con gli insegnamenti giusti avrebbe raggiunto ottimi risultati perché era un bambino sveglio e intelligente. Margaret teneva molto a Dennis, ma anche a sua madre,
ed è per questo che le ha parlato di sterilizzazione volontaria. Gladys non avrebbe potuto essere più orgogliosa dei suoi bambini. Sapeva di avere una famiglia numerosa e inusuale, ma era fiera di ciascuno dei suoi figli, nonostante il rapporto burrascoso avuto con i loro padri. Li vedeva tutti come doni di Dio. Ciò nonostante, andando contro il parere della chiesa che frequentava, Gladys ha deciso di procedere con il consiglio di Margaret. Prima di farsi operare ha chiesto il perdono di Dio e ha dichiarato in seguito di sapere che il Signore aveva compreso le sue motivazioni. Anche se alcuni membri della congrega non sopportavano la sua scelta, Gladys è stata perdonata dal parroco e riaccolta nella comunità religiosa. Finalmente si era liberata di un grosso peso, ma presto avrebbe dovuto affrontare un'esperienza dolorosa e umiliante, orchestrata dalla sua stessa famiglia per farle del male. Se c'era una cosa che Gladys rimpiangeva con tutto il cuore era aver perso i contatti con i suoi primogeniti, James e John. Era stato il padre del suo ex fidanzato a crescerli e, stando alle parole dei suoi concittadini, aveva fatto un ottimo lavoro. Tuttavia, la situazione è precipitata in occasione della cerimonia religiosa della circoncisione dei ragazzi. Si trattava di un evento importante che, agli occhi dei credenti, avrebbe segnato il passaggio dei ragazzi dall'infanzia all'età adulta. Si tiene a 17 anni, età in cui i maschi vengono ritenuti finalmente uomini. Come parte integrante della cerimonia, i genitori dei ragazzi devono presentarli agli anziani della comunità per dare inizio alla pratica. I ragazzi si dispongono in una linea retta, i loro genitori si avvicinano e li prendono per mano, conducendoli al cospetto degli anziani. Ed è in questo momento che Gladys ha vissuto il momento più imbarazzante della sua vita. Il padre del suo ex fidanzato l'ha invitata a partecipare alla cerimonia, ma solo quando si è ritrovata di fronte a quello stuolo di 17 anni, Gladys ha realizzato di non sapere che aspetto avessero i suoi figli. Quei ragazzi sembravano tutti simili e allo stesso tempo sconosciuti. Erano 30 e nessuno di loro le somigliava abbastanza da rendere la scelta più semplice. Come se non bastasse, John e James erano gemelli fraterni e non identici, il che peggiorava la situazione. Alle sue spalle Gladys poteva sentire le risate e i commenti crudeli di un gruppo ristretto di persone. Erano i suoi stessi familiari che la deridevano per le sue difficoltà e che allo stesso tempo si prendevano gioco dei gemelli, ancora ritenuti maledetti nonostante 17 anni di buona salute. Gladys avrebbe voluto tanto riconoscere i suoi figli, ma i suoi genitori avevano ragione. Era una pessima madre. Quando si è decisa e ha preso la mano di uno dei ragazzi, ha scoperto con rammarico che non era uno dei suoi figli. Anche il secondo tentativo è stato un buco nell'acqua. Le risate sono diventate sempre più forti e le hanno spezzato il cuore. La congrega stava aspettando che facesse la sua scelta, ma lei non era in grado di procedere e il nonno dei gemelli era troppo lontano per accorrere in suo aiuto. Imbarazzata e delusa da se stessa, Gladys ha abbandonato la cerimonia a testa bassa ed è corsa a casa sua. Non essere in grado di riconoscere John e James sarebbe stato per sempre il suo rimpianto più grande, ma da quel momento in poi avrebbe fatto ancora di più per assicurarsi che il resto dei suoi figli avesse la vita migliore che potesse mai desiderare. Sebbene fosse convinta di essere una pessima madre, Gladys sapeva di essere comunque un genitore migliore dei suoi perché non aveva mai abbandonato i suoi bambini nonostante le difficoltà. Un giorno avrebbe raccontato loro la sua vita, ma per il momento avrebbe tenuto la testa alta, perché non aveva nulla di cui rimproverarsi. Che cosa pensate della storia di Gladys? Come reagireste se tutte le vostre gravidanze dessero vita ad una coppia di gemelli? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.